Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Mi mancavate un sacco, è un sacco che non vloggo, è un sacco che non faccio video. Non riesco a fare più di 2 video a settimana. Ogni volta ci provo ma non ce la faccio, perché lo sapete che sono super impegnata comunque con il lavoro, con lo shop. Rispondo sempre ai vostri commenti, quindi sono super impegnata. E poi siamo stati a Firenze e a Viareggio. Mi avete seguito nelle storie su Instagram. Non ho vloggato perché mi sono goduta il momento, anche se comunque non siamo andati solo per piacere ma anche per cose di salute, che poi più in là vi spiegherò, vi dirò tutto. Comunque anche perché a breve comunque partiremo di nuovo, e comunque sempre per cose cerchiamo di coniugare assieme lavoro, piacere e salute, perché ci sono varie cose che dobbiamo comunque sistemare. Io sto male, sono un catorcio, ultimamente c'ho tutto. E oltre a questi problemi di salute un po' più seri, di cui parlerò magari più in là, adesso vi volevo dire che praticamente sto di nuovo influenzata, non lo so cosa c'ho, ma sono praticamente tutto bloccato i polmoni. Sono stata con tosse, poi a Firenze faceva freddissimo, comunque Firenze è stupenda e ci avete consigliato tanti posti belli in cui mangiare. Comunque se mi avete seguito nelle IG story, siamo andate all'antico vivaio, perché dico vivaio, se si chiama vinaio, no, vabbè, a mangiare le tipo le focacce ripiene, buonissime. Poi siamo andate al Perseus a mangiare la bistecca fiorentina, buonissima, un po' caro ma buono veramente, quindi ve lo consiglio. Poi siamo andate a Viareggio al carnevale, stupendo, dove vabbè è successo di tutto di più, e là penso poi mi sono malata perché c'era un freddo. Poi ci siamo persi perché eravamo con altri amici, comunque vabbè è successo di tutto di più. Comunque adesso sono a casa finalmente, mi sono portata anche Pupi, infatti anche lei si è divertita. Vi faccio vedere le cosine che abbiamo comprato. Ci siamo comprati queste tazze, io e Dario. Allora abbiamo preso queste tazzine di Firenze. Noi non qua andiamo, prendiamo le cose, anche se comunque a Firenze ci sono state tantissime volte perché la amo, è una delle città secondo me più belle d'Italia. E poi in ogni città che vado è la più bella d'Italia, perché l'Italia secondo me ha tantissime città belle, tra cui Firenze. Questa abbiamo preso io questa e lui questo per berci le nostre tisane. Poi abbiamo preso i souvenir per amici e familiari, troppo troppo carini. Guardate questo com'è carino, è un portachiavi. Poi c'è questo, queste sono delle calamite, questa palla anche è troppo bella, io adoro le palle ragazze. Mi spiace di non averla comprata anche per me, adesso rimpiango, però vabbè. Ho fatto anche un bel po' di shopping a Firenze, infatti voglio assolutamente farvi un video, perché avevo comprato anche delle cose settimana scorsa qua a Napoli, delle cose belle, proprio molto trendy, alla moda, un po' trash. Comunque lo dovete vedere questo video, penso di registrarlo proprio oggi e di caricarlo in questi giorni, quindi guardatelo. Vi farò vedere tutti i miei ultimi acquisti, sia questi di Firenze, ho preso delle cose molto carine coi saldi, e anche delle altre cose un po' trash, un po', alcune piace il mio stile, sono un po' a volte esagerata, un po' tamara, però anche un po' maschiaccio a volte, e spero che vi piacciono. Comunque c'ho la Luna Carlita Jewelry, stanno andando fortissimo queste collanine, ogni volta le ripubblichiamo sul sito e puntualmente finiscono. Adesso comunque ne abbiamo fatte un bel po', spero che basteranno per qualche giorno. La Luna è sempre una delle mie preferite, e ci sono anche in argento, e c'è anche una sorpresa, andate su Carlita Shop e andate a vedere. E sulle labbra ragazze, già so che me lo chiederete, guardate com'è bello, è stupendo. Allora, non fate caso alla casa, ci sono dei festoni perché abbiamo fatto la festa di compleanno di una mia amica qua, non mia, ovviamente il mio compleanno lo sapete che è il 26 aprile, quindi era di una mia amica e abbiamo festeggiato qui. Comunque questa tinta è la nude del nuovo set Love Kit di Nabla, adoro ragazzi, vi giuro, cioè questi colori sono uno più bello dell'altro, cioè io me ne sono innamorata di questi, cioè a parte il fatto che comunque è scontato perché sono 4 tinte e il prezzo ne paghi solo 3, quindi una è gratis, quindi è come se fossero paghi 3 e prendi 4, insomma così, e il prezzo è super conveniente. Ma poi sono 4 colori, uno più bello dell'altro, secondo me i più bei colori delle tinte Nabla sono questi 4 che hanno fatto proprio azzeccati. E sì, abbiamo ancora l'albero, sì abbiamo ancora l'albero, sono sicura che qualcuno vedrà questo video e dirà è vecchio, l'ho registrato a dicembre. No ragazze, no, ebbene sì, a febbraio noi abbiamo ancora l'albero, rimarrà là ancora per un po', sapete che io sono fatta così. Comunque vi dicevo, io ho messo questa qua, la nude, è troppo bella ragazze, il nude più bello
ha un effetto anche rimpolpante, è troppo bello. Poi la cosa che ho notato di queste tinte, ovviamente le trovate su caritashop.com, stanno andando a ruba, quindi affrettatevi, questo cofanetto costa poco e veramente l'avete comprato in tantissime, comunque ce ne sono ancora. E fatemi sapere se anche voi avete avuto questa impressione, che siano più facili da applicare, cioè le trovo che praticamente le metto e si asciugano subito, istantaneamente. Secondo me loro stanno sempre migliorando di più la formulazione, perché all'inizio ci voleva un po' in più, tipo 2 minuti, non potevi, oddio, un minuto così, non potevi parlare per far asciugare bene. E invece adesso ce l'ho messa e dopo 10 secondi si è asciugata e mi dura un sacco, cioè mi piace perché ci mangio, faccio. A proposito di mangiare, c'è una cosa più bella. Cos'è? Cioè, cos'è la felicità? Oddio, questo sole mi acceca. Comunque, vi devo far vedere anche un'altra cosa importante. Allora, vi ho messo qua posizionato perché vi devo far vedere delle cose troppo troppo belle. C'è un bustone pieno di cose stupende che voglio farvi vedere, di tutti i prodotti nuovi che ho inserito di Nakomi su Carlita Shop, perché erano andati a ruba, li ho riforniti, ho preso anche alcune cose nuove e li voglio odorare, perché la caratteristica di questi prodotti è che sono molto profumati, molto belli, quindi li voglio provare assieme a voi, così potete avere una recensione prima dell'acquisto, perché spesso mi scrivete nei messaggi, mi fai sapere che profumo ha, vorrei vedere la consistenza, quindi vi voglio far vedere queste cose, le apro e ve li faccio vedere. E tanti li ho già provati, quindi posso anche fare una recensione. Ragazzi, io li amo questi prodotti, veramente uno del mio. Questa crema, voi non potete immaginare che meraviglia è questa crema, è all'olio di cocco. E tu dici, vabbè, olio di cocco, no ragazzi, questa è olio di cocco naturale, ovviamente è tutto naturale, con oli naturali. E la cosa bella è che praticamente c'è un profumo di cocco così naturale e bello, e anche la consistenza è tipo, mi ricorda molto tipo quelle creme, non so, Dove, Nivea, ovviamente completamente naturale, non quelle schifizze. Guardate, super densa, ed è un burro cocco che odora proprio di cocco fortissimo, è molto densa, e io la uso sia sul corpo ma spesso anche sul viso, tipo se vado fuori oppure tipo se ho la pelle secca, la metto ovunque perché subito si asciuga, ovviamente per pelle secca, comunque sul viso, se avete la pelle secca va bene, se no solo sul corpo, è molto nutriente, si asciuga subito e profuma di cocco, è tipo un cremone multiuso, no? Una di quelle creme multiuso, e il profumo di cocco è paradisiaco, e c'è anche l'olio di cocco abbinato. Io ho preso e ho inserito sullo shop l'olio di cocco di Nakomi, spremuto a freddo, non raffinato, ed è buonissimo ragazze, guardate, cioè praticamente è proprio olio di cocco puro ed è super denso, è tipo un burro, quindi è molto molto denso e duro ed è buonissimo, è puro, questo ve lo straconsiglio, sia come idratante, sia per fare impacchi ai capelli, c'è chi lo usa anche per struccarsi, ha mille benefici, l'olio di cocco è ottimo. Poi questo qua, questo è quello che ho fatto le storie su Instagram proprio da Firenze, perché me lo sono portato. E perché questo è un prodotto 2 in 1, tipo è un bagnoschiuma anche scrub, quindi un scrub che diventa una mousse a contatto con l'acqua, quindi è bellissimo, e profuma di cocco banana, è stupendo, si chiama Scrub and Wash Cocco Banana, guardate com'è bello, cioè è super giallo, è bellissimo, ed è praticamente tipo uno slime, cioè a me mi ricorda tantissimo lo slime, è super fluffy. Io dico fluffy, è buonissimo, raga, vi giuro, mi sembra l'odore tipo delle caramelle gommose, quelle banana, avete presente? Comunque un cocco banana è fantastico, e questo sotto la doccia con l'acqua diventa una mousse, quindi vi lava anche, oltre a scarbarvi tanto, quindi vi elimina anche peli incarniti, vi lascia la pelle morbidissima. Quindi ad esempio se vado fuori me lo porto così in un'unica cosa, cioè praticamente a volte non ho neanche bisogno di mettermi la crema, se no al massimo metto questa qua, completo il cocco, perché se non l'aveste capito, io amo il cocco, vabbè. Comunque questo qua, Scrub and Wash, c'è anche al mirtillo su caritashop.com, andate a vedere, anche quello al mirtillo è buonissimo. Poi questo qua invece, questo è un burro corpo alla papaya, e questo è troppo bello, questi si chiamano burri invece leggeri, perché sono, no vabbè, pazzesco, è pazzesco, vi giuro, sembra tipo uno yogurt, non lo so, buonissimo, alla papaya, tipo pesca papaya, buono buono buono. Questo è chocolate cookie, cioè praticamente è una mousse al cookie, biscotto, quindi il cioccolato, cioè, e questa ha una consistenza,
questa ha una consistenza, ragazzi, questa ha una consistenza tipo burro montato. Non so se vi ricordate quando facevo i video del burro montato. Questo è tipo un burro montato, quindi è molto molto nutriente e profuma di cioccolato. Cioè, raga, dovete provarle queste cose perché sono troppo troppo buone. Comunque ci sono anche prodotti per il viso, in particolare questa è la maschera che vi ho mostrato nelle storie Instagram di qualche giorno fa, appunto da Firenze, che anche questa me la sono portata, e questa è una maschera purificante. Questa si chiama Cleansing Mask ed è una maschera purificante per pelle mista e grassa, proprio consigliata per l'acne, per i punti neri, per i brufoli, i pori dilatati. È ottima ed è una maschera che, a differenza delle maschere per pelli grassa e mista, non è aggressiva, quindi anche se avete la pelle sensibile la potete usare. Si applica sul viso, 10 minuti, un quarto d'ora, ti sciacqui e ti lascia pelle bellissima. Comunque c'è anche la versione idratante per chi vuole una maschera semplicemente idratante e nutriente, quindi che non ha le imperfezioni. Questa è più per le imperfezioni e purità. C'è anche la versione idratante, anche questa io la uso, io le alterno. Di questa mi piace che mi dà comunque un effetto di pelle luminosa, sana, morbida, liscia, e quindi ogni tanto faccio anche questa che è idratante. Ad esempio, a volte ho l'aspetto, la pelle un po' opaca perché magari sono malato, non ho dormito bene, non lo so. Comunque questa me la fa bella, mi fa una bella pelle. Ma poi per pulire il viso, questo qua è l'acqua micellare. Cioè, sia l'acqua micellare che lo struccante bifasico sono ottimi. Con l'acqua micellare struccate sia il viso che gli occhi, è buonissima, e invece con lo struccante bifasico si toglie anche il trucco waterproof, quando ad esempio non so, mascara, matite, se truccate molto gli occhi, con quello toglie tutto. E questi entrambi struccano tanto, tolgono anche le tinte dalle labbra e sono naturali, quindi non vi creano impurità, non vi creano brufoli, nulla. Quando sempre di maschera c'è anche questa anche è ottima, è sempre una maschera purificante, e anche di questa sul sito, io al momento qua non ce l'ho, ma anche di questa c'è la versione, ci sono varie versioni di ogni tipologia, se sia questa maschera qua in varie versioni, sia questa qua in polvere, che basta aggiungerci semplicemente questo è l'attivatore per le maschere, che in tante mi avete detto che è ottimo, e lo potete utilizzare anche per aggiungere all'argilla. Infatti di questa marca Nakomi ci sono anche le argille, noi abbiamo anche l'argilla verde, l'argilla rossa, l'argilla bianca, sono dei barattoli pieni di argilla, no? Per farvi la maschera ne mettete un pochino in un bicchierino e ci aggiungete un po' di questo, invece della semplice acqua. Questo qua è un attivatore, cioè che attiva la maschera, contiene acido ialuronico, estratti purificanti, idratanti, quindi una cosa in più, e vi fate la vostra maschera. Anche questa è una maschera contro l'acne purificante, sempre contro i brufoli, contiene un mix di ingredienti purificanti, anti-imperfezioni. Ne prendete un po', questa vi dura tantissimo, ne basta un cucchiaino, un bicchierino di carta, aggiungete un po' di questo, una ciotolina, l'applicate e avete fatto la vostra maschera. Tutto questo, fate tantissime maschere e soprattutto non vi va mai a male perché non c'è acqua e polvere, quindi è una cosa fantastica, la preparate voi al momento e vi dura tantissimo questa polvere e vi fate delle maschere top. Abbiamo rifornito anche il mitico panno in bambù che era anche terminato, questo è ottimo per struccarsi e per pulire il viso, e anche il sapone nero che ce l'ho di là in bagno, lo uso sempre, ve lo feci già vedere in un video, quello è ottimo, anche quello contro le impurità, anche per lavare il corpo, il viso. Quello compratelo, anche l'abbiamo rifornito. Poi c'è anche il burro di karité, ci sono anche queste materie prime, insomma, ad esempio il burro di karité è buonissimo, questo è puro e io lo uso, ad esempio lo metto sulle labbra, sul corpo, è un ottimo idratante, soprattutto se per persone che hanno problemi di dermatite, questo ve lo straconsiglio. Come creme sto provando queste due, che anche ve le straconsiglio, sono di qualità superiore, veramente buone. Questa è la crema giorno 30+, molto molto nutriente, magari per chi come me vuole comunque prevenire anche le rughette, avere qualcosa di più rimpolpante, insomma, che mantenga la pelle giovane, luminosa e bella, sono buone. Cioè sia giorno che notte, e anche di questa qua, questa invece è la 50. Anche di questa, sia giorno che notte, ve le straconsiglio, non consiglio di più, sono ottime. Balsami labbra, questo qua, panna cotta, no vabbè, voi sapete che io l'avevo provato anche in altri gusti, adesso questo qua, panna cotta, lo voglio aprire assieme a voi. Oddio, buono,
odora proprio di panna, cioè di dolce, buonissimo. Questi sono molto nutrienti come balsami alla base. Avete le labbra molto secche, che il burro cacao non vi basta, pigliatevi questo qua che è molto nutriente. Comunque ragazzi, questo è tutto, momento Carita Shop finito, ovviamente trovate tutto su www.caritashop.com e adesso mi devo andare a vestire perché si esce e smua con i nostri amici. Ragazze, siamo andate a fare la spesa al Carrefour notturno, vedere un po' di cosine che ho comprato, anche insolite, delle novità. Avevo voglia di soia, ho preso il burger di soia. Io non la mangio quasi mai, però insomma ogni tanto mi viene voglia. Poi ho preso questo qua, il salmone affumicato, questo anche mi piace tantissimo, la spremuta di arance rosse, poi l'insalata, i kiwi, il rosmarino bio, l'aglio granulare. Poi abbiamo preso queste zuppe che erano troppo invitanti. Dario ha scelto questa qua con lenticchie, zucca e al curry. La mangiamo domani, amore, queste? E io ho preso questa con spinaci, ricotta e zenzero, sono delle belle ciotolone. Io una volta l'avevo presa ai carciofi ed era molto buona. Mi ricordo addirittura la mangiai fredda dal frigo, capito amore? Non la scaldai neanche, era buonissima. Comunque adesso non ho voglia di provare queste qua. Poi ho preso l'avocado, i funghi, i cavolini, questi li ha presi Dario. Poi ho preso il seitan naturale, anche mi piace ogni tanto mangiare vegano, lo sapete, e questo lo prendo sempre. Invece il tempeh, questo è anche una cosa nuova, molto buona. Fra tutte le cose vegan, dicono sia quella più sana e più, diciamo, naturale, che poi ci sono pareri discordanti sia sul seitan che sulla soia. Insomma, che non bisogna eccedere, come poi con tutti gli alimenti. Poi nel tempeh, del tempeh invece ne ho sentito parlare molto molto bene. È ricco di proteine anche questo, quindi penso lo mangerò domani. Comunque vi farò sapere anche su Instagram o nei prossimi vlog. Poi ho preso la platissa, che anche è molto buona ed è sana. Poi ho preso questo che era un'offerta ed è un filetto di vitello, un spezzatino, scusate. Poi ho preso il salmone carpaccio, questo costa tantissimo, però mi piace un sacco. E poi questi due filettini sempre di salmone, e poi la rucola e l'insalata. Rucola e insalata. Yeee, quante belle cose! Ragazze, stasera ho preparato una cenetta giappo napoletana. Comunque ho messo il carpaccio di salmone qua, ho avvolto la Philadelphia con l'avocado e l'erba cipollina, poi ho fatto il riso basmati, un avocado, sesamo, carotine, poi la rucola, l'avocado, un po' di Philadelphia light e i cetriolini. E poi qua un altro po' di riso basmati con un bel po' di rucola condita con la salsa di soia, mi piace tantissimo, e un trancio di salmone con sesamo. Guardate come viene buono il salmone col sesamo così, cioè è troppo buono. Questo è il piatto di Dario e eccolo qua, invitantissimo. Buon appetito! E buongiorno, buongiorno! In tante su Instagram siete state incuriosite dal mio sughetto healthy e dai miei ravioli, quindi ho deciso di vloggare anche oggi e farvi vedere un po'. Ho fatto un sughetto con polpette di carne magra, chianina, e poi qua ho messo le zucchine a fette con un po' appunto del sughetto e ci ho messo origano, un po' di cipolla e un po' di spezie, insomma, così le faccio cuocere pochissimo perché mi piacciono croccanti. E questo sughetto sano praticamente l'ho fatto versando direttamente la bottiglia, quindi non faccio soffriggere. Ho messo un po' di carota, un po' di cipolla a pezzettini, viene molto buono, ragazze. E per insaporire un po' di polpette sane, quindi di carne magra, e potete farle anche di macinato di pollo. Io scelgo quasi sempre il tacchino e poi metto il basilico. E adesso vado a fare questi qua. Ho deciso di fare questi bio ravioli integrali con ricotta e spinaci che avevo comprato all'Lidl. Sono biologici, negli ingredienti mi piacciono proprio perché hanno il 71% di farina integrale, quindi sono veramente fatti di farina integrale e sono molto invitanti, quindi adesso li andiamo a mangiare e vediamo, vi faccio sapere. Ta-da! Ragazzi, sapete che questa è una droga, è una vera droga? Le nocciole, in particolare queste qua,
Madò, io le adoro, e per me io ne mangerei 8 kg e poi mi viene mal di pancia. E i pistacchi, madò, sono troppo buoni. Infatti Dario le ha comprati, io ne ho messi un po' qua dentro, ho posato le buste cercando di contenerci, ma già so che prenderemo anche la busta. Ho fame. Como tú te llamas, yo no sé. Com'è? Tata, sono bollente, amore, ma tu non ti scotti mai la bocca, no, vabbè. Comunque sono buonissimi i ravioli, ho fatto piatto unico, ho messo i ravioli, le zucchine e le polpette, così facciamo piatto unico e non mangiamo altro pane, altre robe. Le noccioline le ho messe qua, come sono, amore? Ah, ma vedi il pane nel forno. Dopo, dai, quando chiudiamo il video. Vabbè. Comunque sono... ho dimenticato il tocco di basilico. L'olio l'ho messo, ho messo un cucchiaio a crudo, adesso metto anche il basilico. E non esageriamo. Ta-da! Adesso sì, col basilico, il pepe e il parmigiano. Buon appetito, amore. Buon appetito. Che pupi. Ragazze, il voto per questi ravioli è buono. Solo che... io l'ho fatto cuocere un po' in più, perché sennò rimane dentro l'impasto un po' crudo, cioè sono a ricotta e spinaci, quindi l'ho fatto cuocere un po' in più, e anche l'ho scolati e poi l'ho fatto cuocere un altro po' anche con la salsa. Fateli cuocere abbondanti.